Pioggia e forti raffiche di vento hanno provocato diversi danni e disagi in tutto l'Agrigentino. Grossi alberi e cartelloni abbattuti hanno invaso le strade, diversi cornicioni caduti e tetti scoperchiati. Decine gli interventi per tutta la notte e nelle prime ore del giorno dei vigili del fuoco. Critica la situazione dei collegamenti marittimi. Il mare forza 8 e il vento di 35 nodi ha impedito la partenza del traghetto della Siremar rimasto al molo del porto di Porto Empedocle. Isolate le isole Pelagie, Lampedusa e Linosa, a causa del vento in piazza della stazione ha rischiato di cadere l'albero di Natale. Sono intervenuti i vigili del fuoco che con l'ausilio dell'autoscala e una gru hanno prima staccato l'impianto elettrico, poi messo in sicurezza l'area interessata, infine l'albero è stato posato a terra. Disagi anche per i commercianti ambulanti del mercatino settimanale di via Ugo La Malfa. Solo in pochi hanno sfidato il vento e sistemato le bancarelle e la merce. A San Leone, a causa del vento, la sabbia ha invaso il viale delle dune, problemi soprattutto per la circolazione stradale e per i conducenti di mezzi a due ruote. Qualcuno è pure scivolato a terra, fortunatamente senza gravi conseguenze. Ma della giornata di maltempo, chi ne ha approfittato sono stati gli amanti del kitesurf che hanno sfidato il mare in tempesta.